È una giornata per dire ulteriormente basta le discriminazioni e per invitare il Parlamento a fare davvero un passo avanti approvando il DL Zan. L'Italia ha la possibilità di fare un passo avanti verso la civiltà, verso la modernità, verso il riconoscimento dei diritti civili. È una battaglia che è molto diffusa nel Paese. Le parole di oggi del Presidente Mattarella fanno ben sperare, perché è un giudizio netto, chiaro, inequivocabile, che non solo parla agli italiani ma parla anche al Parlamento, quindi spero davvero che questa volta sia la volta buona. È una giornata che si celebra internazionalmente dal 2004, quindi sono diversi anni, e con il DL Zan, se approvato, diventerà anche riconosciuta a livello nazionale. E sono contento però che i comuni come ad esempio quello di Pesaro, che fa parte della rete Redi, si sono già attivati e collaboriamo proprio per combattere nel territorio ovviamente l'omo, lesbo, bitransfobia. C'è un sacco da fare, soprattutto di informazione, direi, prima di tutto, perché molte volte neanche a livello scolastico, anche le istituzioni non sono proprio preparate sui temi LGBT+, da un punto di vista proprio prettamente scientifico e neanche giuridico. E questo è quello che cerchiamo di fare, tra le tante altre cose, insieme ai vari comuni, compreso quello di Pesaro, ovviamente. Diritti sociali e diritti civili sono la faccia della stessa medaglia, la dignità. E questo che vogliamo testimoniare anche con la nostra presenza oggi qui, è una bandiera simbolica in una città che da sempre combatte in questo senso, perché qui a Pesaro, nel pesarese, avete visto il ragazzo di Fano, ma anche il ragazzo di Montecchio che è stato aggredito, e i due ragazzi di Senigallia che hanno abbandonato il ristorante. Vediamo un'escalation, e quindi su questo la società civile e le varie associazioni devono farsi forza, fare squadra, fare rete per far sì che le persone possano circolare liberamente e essere sicuri. Sia il DDL Zan, ieri abbiamo fatto una bellissima manifestazione che dice non un passo indietro, noi vogliamo fare un passo avanti verso la libertà e la giustizia in questo paese, per tutte le persone, indipendentemente dalla razza, dalla lingua, dall'identità di genere, dal sesso e quant'altro. Tuteliamo le persone, perché quando si dice no alla violenza si vive in una società più inclusiva e più sicura.